Bentornati negli studi di Telegolfo, benvenuti, bentornati negli studi di Overtime a tutti gli amici di Telegolfo. Cominciamo come sempre con Overtime Football, la carrellata dei programmi dedicati allo sport del Sud Pontino. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito nella settimana scorsa nella nostra prima diretta, diciamo, ufficiale. Ci rivedremo sicuramente presto in questa veste. 14ª puntata di Overtime Football, cominciamo come sempre dalla Lega Pro, cominciamo dal 17esimo turno, che è stato il turno infrasettimanale in cui il Fondi ha ottenuto una bella vittoria, soprattutto importante, in casa del Foggia per 3-2. La capolista invece Juve Stabia è stata frenata dalla Fidelis Sandria per 2-1, e risultato utilissimo a Lecce, che approfitta quindi dello stop di Foggia e proprio di Juve Stabia, vincendo contro il Messina 3-0 proprio in casa della squadra isolana. Si è giocato invece poi il turno regolare nell'11 di dicembre, il 18esimo turno, la 18esima giornata per quanto riguarda il girone C della Lega Pro. Il Fondi ha pareggiato 1-1 al Purificato contro la Virtus Francavilla. Il gol di D'Agostino a 6 minuti dalla fine ha dato questo risultato importante comunque alla squadra di Pochisci, è il nono risultato utile nelle ultime 10 giornate di campionato. Noi, prima di andare a vedere la classifica, andiamo a sentire proprio le interviste forniteci dalla società Fondi, andiamo a sentire quindi le interviste protagonisti di questa partita. Sì, che venire a giocare a Fondi non è semplice per nessuno, i risultati in precedenza lo hanno dimostrato. La squadra del Fondi ha confermato di essere una squadra composta da giocatori importanti e allenati da un allenatore importante, che quest'anno sta facendo grossi risultati. Per quanto riguarda la partita, ci prendiamo questo punto, ce lo portiamo a casa e con un po' di amaro in bocca, ma è normale quando poi sei in vantaggio, soprattutto fuori casa, in un campo così difficile da giocarci, e poi viene rimontato. Però è un punto che fa classifica, è un punto che ci dà morale, ci dà ancora di più la certezza che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro veramente da sottolineare. Questi ragazzi stanno facendo un lavoro eccezionale, quindi un buon punto su un campo difficilissimo. Mi chiede sempre, cioè soprattutto a me, che so quello, cioè so l'interno più offensivo, dato che ho sempre fatto la seconda punta, e sì, mi ha adattato lì il mister, quindi il mister ci lavora sempre, da quando sono venuto qua ci lavora sempre sugli interni che si inseriscono. Oggi è stato bravo Gianluca a mandarmi in porta, perché io ho fatto solo il movimento, Gianluca mi ha messo davanti la porta. E visto che ormai è terminato un girone, come ti stai trovando in questo ruolo completamente nuovo? All'inizio facevo un po' fatica, anche adesso ogni tanto devo ringraziare i miei compagni che mi aiutano molto, anche i compagni dalla panchina mi aiutano, perché ho sempre fatto la seconda punta, quindi ogni tanto mi dimentico di fare le diagonali o qualcosa, però mi sto trovando benissimo, perché la squadra mi sta dando una mano, soprattutto i compagni di reparto. Il risultato è giusto, perché quando recuperi una partita a 5 minuti alla fine, noi nel primo tempo abbiamo giocato meglio, abbiamo avuto due grandi occasioni con un po' più di cattiveria. Oggi siamo rimasti un po' al primo tempo a specchiarci la partita di Foggia, non c'era quella cattiveria, quel furore agonistico che ho visto nel secondo tempo di Foggia, perché siamo entrati due volte, una con Calderini che fa un'azione stupenda e a tu per tu col portiere, l'ha troppo strozzata la palla, e l'altra di Varone, se avesse messo la cattiveria che ha messo nel colpire la palla di testa che ha fatto a Foggia, avrebbe fatto un gol. Poi Francavilla è una squadra che si sa, si conosce, una squadra che non molto pratica, come sbagli, è l'unico sbaglio nostro di posizione della difesa, non siamo riusciti a salire perché c'era il tempo e spazio per salire, abbiamo fatto, io dico, hanno fatto un gol quando noi proviamo gli allenamenti con la difesa passiva, si è stati passivi, evidentemente dobbiamo levare questa esercitazione che facciamo, perché vi siete sembrati così, vi siete fermati sul loro giro palla a destra e a sinistra, azione bella, stupenda, hanno liberato l'uomo e hanno fatto gol, poi
c'era solo una squadra in campo, che eravamo noi che volevamo riprendere la partita, e Francavilla che faceva quello che doveva fare contro Aspettava Pio. così Sì. Francavilla si conosce. Francavilla si conosce, ma si conosce la mentalità del proprio mister, che è un allenatore che basa molto sulla forza di reparto difensivo per poi attaccarti negli spazi. Ognuno il calcio lo intende, è una tattica importante. Io con queste squadre ci ho sofferto perché il Cosenza, l'Andria, loro sono tre squadre che giocano alla stessa maniera e con tutte e tre ci abbiamo perso in casa. Oggi abbiamo rischiato. In queste partite contro squadre così ben organizzate è sempre difficile entrare e cercare di cambiare la partita. Fortunatamente ci sono riuscito, però la squadra comunque ha giocato bene anche senza di me. Normale, mettendo dentro metodo di centrocampista siamo stati ancora più propositivi e meno male che sono riuscito a fare il gol del pareggio. E poi sì, come dici tu, c'è un legame con questo posto. Io sono voluto tornare a tutti i costi l'anno scorso da Matera, una piazza comunque importante. Ho stracciato 2 anni di contratto per tornare qua, per tornare in Serie D. Quindi c'è qualcosa in più che mi lega a questo posto. Le cose vanno bene, quest'anno stiamo facendo qualcosa di importantissimo. Io devo essere bravo a farmi trovare pronto quando il mister chiederà il mio aiuto. E alla fine abbiamo pareggiato all'85esimo, quindi mancavano 5 minuti. Rivedendo la partita, normale, il pallino del gioco è sempre stato in mano nostra. La Virtus è una squadra comunque che sapevamo molto compatta, che concede poco e quando può ti fa male. Sono stati bravi a concretizzare la loro unica palla gol e quindi è diventato ancora tutto più difficile, ma fortunatamente siamo una squadra che non molla mai, abbiamo fatto tante imprese anche recuperando Lecce, Foggia, Caserta, quindi oggi Francavilla, quindi siamo una squadra che non molla mai anche noi. E adesso sì, andiamo a vedere una classifica che si è mossa e non di poco, soprattutto per quello che riguarda le posizioni di testa. Il Lecce è tornato in vetta alla classifica, seguito a ruota dal Matera, che ha una partita in meno, così come la Juve Stabia. Vedete, 38 punti per i giallorossi, segue a 35 Matera e Juve Stabia. Il Foggia scende di una posizione e va al quarto posto a quota 34. Il Fondi invece ne risale due di posizioni e va all'ottavo posto con un punto in meno a 25 punti, ancora pienamente in corsa per una lotta nei posti che valgono i playoff. Il prossimo turno invece è il 19esimo di campionato, che si giocherà l'ultima partita del 2016, e il Fondi la giocherà fuori casa, in casa del Catanzaro. Partita complicata perché il Catanzaro viene da 4 punti conquistati nelle ultime 3 partite, nelle ultime 2 partite, scusate, e quindi una squadra che è in forma nonostante l'ultimo posto in classifica. Il Lecce invece capolista sarà ospite della Fidelissandia, squadra che ha fermato la precedente capolista, precedente leader del campionato, la Juve Stabia, per 2-1 in casa, quindi chissà che non riesca a fare un altro sgambetto a quella che è il nuovo leader di questo campionato. Altre partite importanti le potete vedere ancora alle mie spalle: Foggia Cosenza, Matera Melfi e Juve Stabia che farà visita al Taranto. Noi andiamo avanti con il programma, andiamo avanti con la nostra scaletta, e c'è una classifica che si muove anche nel campionato di eccellenza con i risultati che andiamo a vedere in grafica. Innanzitutto il pareggio del Formia in casa contro il Cedi al Lido dei Pini, 2-2, il secondo pareggio consecutivo per la squadra di Rosolino. Itri che batte 1-0 Nipomezia, la seconda vittoria consecutiva in casa per l'Itri. Andremo a vedere poi l'importanza capitale che riveste in classifica questo risultato. Il Gaeta invece si fa fermare dal Racing Club in casa proprio del Racing, 0-0. Per quanto riguarda invece le squadre in testa al campionato, non varia pressoché nulla, con il Collefero che pareggia 2-2 nel big match di giornata, quello tra la seconda e la terza contro la Vis Sartena, e il Cassino che vince 1-0 in casa del Monte San Giovanni Campano. Prima di andare a vedere proprio quello che è successo in classifica e dire anche delle notizie importanti che riguardano proprio Gaeta e Itri, sono dei nuovi acquisti di cui potremo parlare, andiamo a vedere il servizio realizzato a Formia dal team composto da Luca Masiello e Tiziana Palombi. Thank you.
Mancino, la palla ancora per Rossellitti che resiste, la trattenuta, il tiro, la respinta, il miracolo e poi Carbora, il gol! 1-0, Carbora ritorna con gol! Colpo di Reni tremendo a evitare il pareggio, che però arriva in questo momento con la ghigna. Sullo scatto l'avversario, il pallone in mezzo, Sellitti! Sellitti, 2-1 immediato del Formia! Giudicato regolare, parte il cross, lo stacco e poi il tiro, Scognamiglio e il pareggio al 93esimo minuto del Lido dei Pini. Hai detto tutto bene, però vorrei precisare che il portiere secondo me ha fatto pure due o tre grandissime parate prima, ragazzo giovane, quindi se lo sbaglio non è da ammazzarlo, insomma, ecco, no, noi diciamo che penso che sul campo il punto l'abbiamo strameritato, meno questo di Cercampo, poi certo a riuscirci a 10 secondi dalla fine, pizzico di fortuna c'è stato. Però io so contento della squadra, insomma, penso che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, anche un pochettino poi agevolati dal fatto che Formi è rimasto in 10, l'unico rammarico è aver preso gol 2 secondi dopo aver raggiunto il pareggio, e quello secondo me ha un po' determinato la partita, per me sta Formi poi di fare solo la fase difensiva, e tra l'altro faccio i complimenti, la fanno molto bene. Noi dobbiamo modifica qualcosa soprattutto sul movimento dei due attaccanti, insomma. Sì, direi veramente non era il 93esimo ma era il 94esimo e 20 secondi e già erano superati nettamente i 20 secondi se andate a controllare. L'Abe diceva che era una posizione di fuorigioco da valutare nel momento del lancio, però insomma il calcio è bello anche per queste situazioni che possono essere piacevoli e spiacevoli. In questo caso è stata una situazione, un'amarezza spiacevole, diciamo, sotto questo aspetto. Due volte avanti il Formia, due volte rimontato, in una partita che ha avuto una forte caratterizzazione, una forte componente emotiva. Avete visto nelle immagini le scene che hanno preceduto gli highlights, sono state testimonianza del gemellaggio che è avvenuto proprio tra Formia e Cedial. Ricorderete, se non lo ricordate ve lo ricordiamo noi, è stata l'ultima partita giocata al Perrone nella scorsa stagione, la partita di playoff validi per la promozione di categoria, che ha visto tra le altre cose lo sfortunato episodio che ha coinvolto Scipione, il giocatore del Formia. Vabbè, comunque rimaniamo a parlare di campo, torniamo a parlare di campo e andiamo a vedere quello che è successo ad Itri, la vittoria dell'Itri contro l'Unipomezia, abbiamo detto fondamentale questa vittoria per la squadra di Trana, la seconda vittoria consecutiva grazie al gol di Rossini, Itri che ha poi visto tra le altre cose l'esordio di 3 nuovi giocatori, sono Villacaro, Volante e Gallo. Andiamo a vedere le immagini per il servizio di Enrico Duratorre e Vito Coppola. We'll be right back.
mancino, Botti, attenzione, verso volante, la deviazione sbagliata, più difensore, arriva Truffo, Truffo, volante, non ci arriva la rete, Rossini, Rossini, bastardo del Nitri. Ma intanto ringrazio voi per l'analisi che avete fatto. Il dato saliente è che noi avevamo fatto una squadra sperando di far emergere più under possibili. Abbiamo giocato fino ad oggi con 6 under mediamente in campo a cospetto dei 4 regolamentari. E devo dire che purtroppo durante tutti questi turni sono venuti a meno coloro che non erano under, cioè le più grosse delusioni dal punto di vista calcistico sono venuti da quelli che non erano under, e quindi il nostro obiettivo primario è quello di salvare questo titolo, quindi abbiamo fatto degli acquisti mirati puntando solo ed esclusivamente su ragazzi che avessero una certa età e che ci possono dare un contributo per la salvezza, che sicuramente arriverà tranquillamente perché la squadra è stata fortemente rinforzata. Sì, come capita spesso, noi nel secondo tempo riusciamo ad avere la meglio, fisicamente stiamo bene, però anche nel primo tempo avevamo controllato senza grandissime occasioni ma senza concedere nulla. Hai detto benissimo, non abbiamo subito gol, io però non vorrei sottolineare l'arrivo dei nuovi calciatori, gli uomini, poi degli ottimi calciatori, Gallo, Villacaro e Dante Volante, poi con Diallo in panchina, che ci danno sicuramente un po' di solidità, un po' di esperienza in più, e oggi credo che in campo si sia vista un'altra squadra. Inizia a far muovere la classifica Litri, c'erano i due dei nuovi acquisti, Villacaro e Volante, non c'era Gallo, invece nella sfida di Coppa Italia che ha visto Litri perdere nell'andata dei quarti di finale in casa dell'Aprilia per 2-1. Dei nuovi acquisti c'erano anche a Gaeta nel pareggio tra Racing Club e Gaeta per 0-0, De Feo, Famiano e Allegretta. Allegretta, un altro ex Formia che si è aggregato alla squadra di Melchionna. Melchionna che ha fatto registrare il primo punto in trasferta nelle ultime 5 trasferte. Ritornate 4 sconfitte e un pareggio proprio questo contro il Racing Club, che ha aiutato a muovere anche se di un minimo la classifica. La classifica che andiamo a vedere adesso insieme. Non si muove praticamente nulla nelle prime posizioni, scusate, con il Cassino che rimane in testa a 38 punti e allunga sulle inseguitrici, vincendo quello che è stato, che ad oggi è il testacoda contro il Monte San Giovanni Campano, 6 punti sul Colleferro e 7 sulla Vissa Artena, che hanno pareggiato 2-2 nel big match di giornata. Il Formia perde 3 posizioni scendendo in ottava piazza a 23 punti, il Gaetan ne sale una e va a quota 19 all'undicesimo posto, Litri invece finalmente si scalza dall'ultimo posto in classifica e va a 12 punti. Prossimo turno invece, quello con cui l'eccellenza saluterà il 2016, eccolo qui, lo vediamo insieme, il Gaeta sarà in casa impegnato proprio contro il Colleferro, il Formia invece ospite della Vissa Artena, quindi subito la seconda e la terza che saranno protagoniste degli scontri del sud pontino, e l'Itri invece sarà ospite del San Cesario con il Cassino capolista che giocherà in casa contro il Racing Club. Questo per l'eccellenza era tutto, allora quindi andiamo in promozione, andiamo a vedere quello che è successo nel quindicesimo turno, tutti i risultati di giornata, eccoli qui. La Nagni che vince 3-2 in rimonta contro la Pro Calcio Lenora, era finito sotto 2-0 con la doppietta di Cerroni. Nel secondo tempo la doppietta di Cirelli e il gol di Flamini fanno
collezionare la 12ª vittoria in 15 partite per la capolista. L'Ausonia che vince 3-1 contro il Minturno in una partita svolta tutta nel secondo tempo, l'andremo poi a vedere insieme. Il Terracina che pareggia 1-1 in casa del Real Cassino Terra di Lavoro in uno dei match di cartello della giornata, e il Studio Terme Castelforte che pareggia 2-2 in casa contro l'Arpino con la rete di Gabriele che rovina la festa al 90esimo. Andiamo a vedere però insieme, vedremo anche qui insieme quello che è successo, cominciando però dalla partita di Ausonia, quella che ha visto la squadra di Gioia vincere 3-1 nel derby contro il Minturno. C'era in mezzo da solo Brossi, non è riuscito a seguire un compagno, Vida Cech, calcio di rigore. Capisco dell'arbitro, parte De Vida e la parata di Cerelli, attenzione al rimorco, il gol di Matheus Signorelli, Cioccar. Il colpo di testa, buonissimo da due passi e il gol del pareggio di Kpormuosa Agbonifo al 75esimo, si avventa sul colpo di testa di Lamanna e sotto misura tocca quel tanto che basta a mettere fuori causa Villano. Tirlo senza buttarlo via il pallone, qui arriva Piolozzi che mette il pallone in mezzo e Agbonifo segna il gol del 2-1. 1-2, micidiale quello dell'Ausonia. Caiazzo in qualche modo riesce a difendere il pallone, attenzione Caiazzo che se ne va, signore Caiazzo ancora, non c'è nessuno in area, Rado è molto arretrato, allora Caiazzo, ma che gol ha fatto Salvatore Caiazzo. Prestazione è cambiata nel secondo tempo, abbiamo sbagliato qualche gol nel primo, quindi bisognava chiudere la partita nel secondo assolutamente, perché servivano i tre punti, era una partita importante più delle altre forse, perché sapevamo che il Minturno veniva da un periodo un po' difficile e poteva venire qui a giocarsi la partita senza perdere niente, quindi noi abbiamo dato tutto nel secondo tempo concretizzando quello che abbiamo sbagliato nel secondo. Sì, io credo che queste partite siano le più difficili da preparare. Siamo stati fino all'ultimo momento che non sapevamo se si giocava, se non si giocava, per quanto io settimana avevo predicato che comunque il Minturno sarebbe sceso in campo. È stato difficile preparare mentalmente questa partita e poi l'abbiamo visto in campo, siamo stati poco bravi a sbloccarla la partita del primo tempo, specialmente potevamo fare qualche gol e non l'abbiamo fatto, ci è mancata quella cattiveria giusta che poi in queste partite è fondamentale ed ecco che ci siamo andati a complicare la vita da soli, fortunatamente siamo stati poi bravi a riprenderla.
questo è quello che è successo nel derby tra Ausonia e Minturno. Andiamo invece adesso a vedere insieme quello che è successo nella partita tra Studio Terme Castelforte ed Arpino. Una partita importante per la squadra di Pernice per continuare il ruolino di marcia positivo, soprattutto in casa. Andiamo a vedere quello che è successo, ringraziando innanzitutto per le immagini precedenti la regia di Giuseppe Capuano. Per questo invece ringraziamo Nicola Dell'Anno. Andiamo a vedere quello che è successo. Bellissimo il pallone per Leonardo in posizione regolare. Leonardo! Marco! Leonardo sblocca il risultato al 13° minuto. Al gol qui servito Leonardo in area di rigore. Leonardo! Il tiro a traversa e Giovanni Martino segna il gol del 2-1. Una grande ripartenza del Studio Terme Castelforte che fulmina l'Arpino. Pericoloso, messa in mezzo, prolungata in area, arriva il gol del pareggio! Incredibile! Al 90° praticamente segna il gol del pari l'Arpino di testa su una torre! Ma guardiamo le cose positive, abbiamo mosso la classifica, abbiamo pareggiato, se non sbaglio, no? Sì. Siamo arrivati a 23 di questi tempi qua, 23 punti in una squadra come la nostra, no? Penso che sono tanti. Poi chi ha visto la partita, ci siamo divertiti, va, diciamola così. Siamo stati poco incisivi, poco cattivi, non lo so che aggettivo usare, però è una squadra che crea oggi senza esagerazione 10 palle gol. Non credo che i ragazzi vanno in campo perché non vogliono fare gol, oppure ci sta pigrizia o niente. Oggi ci troviamo male sulla parte ultima del campo, dove le altre volte sì abbiamo costruito, magari abbiamo anche tirato male, invece oggi abbiamo fatto anche delle buone cose sotto rete, dove il portiere 3-4 volte si è distinto, pure sul 2-1, parata, traversa per farla entrare dentro, c'è stata la rapidità, la reattività come un rapace di Martino, altrimenti manco lì avevamo fatto il gol. Sono partite che vanno in questo senso, forse gli ultimi minuti dovevamo essere un po' più attenti a far girare un po' più la palla, a non cercare per forza il 3-1 anche sulla parte finale della partita, quindi ci hanno castigato su una punizione, non si è capito, mia, tua, un pallone spizzato il primo tempo, il secondo tempo la stessa cosa, questo ricordo che hanno fatto. Purtroppo la regola del calcio, abbiamo fatto quasi 90 minuti sotto la porta loro, abbiamo sbagliato sotto porta, purtroppo la legge del gol, quanto sbagli subisci, anzi dovrei essere anche alla fine, dobbiamo essere contenti anche del pareggio, perché si sa che con queste partite si può anche perdere.
Purtroppo a me questo pareggio è come una sconfitta, questa ci avrei tenuto a vincere, perché l'ultima partita del 2016 in casa, fare un regalo alla nostra, però non ci siamo riusciti, ma va bene uguale. Diciamo che abbiamo incontrato una signora squadra, gioca bene, molta corsa, molta densità sul pallone e non era facile, lo sapevamo, però siamo venuti a giocarcela a viso aperto con tre attaccanti naturalmente e alla fine siamo stati premiati nella voglia, nella determinazione a volere a tutti i costi almeno agguantare il pareggio. Poi il pizzico di buona sorte preme gli audaci, diciamo. Se abbiamo visto una classifica che si è mossa nel campionato d'eccellenza, vediamo una classifica invece piuttosto immobile per quello che riguarda la promozione, con il Città di Anagni sempre in testa alla classifica con 39 punti, che con la 12ª vittoria stagionale stacca un pochino le inseguitrici, ma non l'insieme a Osonia che rimane in scia a 5 punti di distanza. Terracina e Real Cassino Terra di Lavoro che hanno pareggiato nello scontro diretto di vertice, si restano staccate, il Terracina addirittura adesso a 8 punti, il Real Cassino a 10 punti, vedono scappare via il secondo posto occupato dalla squadra di Mister Gioia. Rimane al sesto posto invece il Studio Terme Castelforte a quota 23, rimane undicesimo il Minturno a quota 17 nonostante la sconfitta, tra altre cose un Minturno molto rimaneggiato per la presenza di molti giocatori della squadra di calcio a 5. Esce dalla zona di retrocessione l'Ermada e guadagna 3 posizioni, ci scende l'Arpino dopo il pareggio contro il Studio Terme Castelforte, la Pro Calciolino la scende di una posizione in 15ª piazza a quota 14. Con la partita chiaramente da recuperare, ancora che verrà recuperata prima della fine dell'anno tra proprio Arpino e Pro Calciolinola. Noi invece adesso andiamo a vedere il prossimo turno, quello che si giocherà il 18 di dicembre, sarà il 16° turno del girone D della promozione. La capolista ospiterà proprio l'Arpino, mentre le squadre del nostro comprensorio, eccole qui, le vedete qua, quasi una in fila all'altra. Al Minturno giocherà contro il Priverno, la Pro Calciolinola ospita la Latri, Sezze insieme a Usonia, Tecchina Tecna, Studio Terme, Castelforte e Terracina invece che ospiterà il Pontini. La possibilità quindi per la Pro Calciolinola di vedere proprio grazie alle cugine dei risultati favorevoli per uscire dalla zona rossa, e noi adesso invece continuiamo il nostro percorso e andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria con i risultati dell'undicesimo turno. Il San Cosme e Damiano vince 3-0 in casa dell'Atletico Baensizza, e gol di Lunardo, Ialongo e Mallozzi, viene battuta la squadra di Villani che non perdeva, pensate, da 4 giornate, una piccola impresa per i ragazzi di Caneschi. Invece la Don Bosco Gaeta che pareggia in casa della Clembofal in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto. Nel secondo tempo si dividono la posta le due squadre. La Mistral invece continua a macinare gioco e vittorie, 8° risultato utile consecutivo per la squadra di Parisi che vince 4-0 contro la Virtus Nettuno. Per quello che riguarda invece le squadre che in testa al campionato stanno giocando le prime posizioni, Latina Scalo vince 1-0 in casa contro il Samagor, vince 5-1 il Monte San Biagio invece contro la Polisportiva Bassiano. E andiamola a vedere quindi a questo punto la classifica, andiamola a vedere insieme. La Mistral continua il suo viaggio in testa, è il 7° turno da capolista per la squadra di Parisi che con 25 gol fatti e uno solo subito nelle ultime 5 partite, che sono state 5 vittorie, comanda il campionato. 6ª vittoria consecutiva per il Monte San Biagio di De Filippis, che segue a quota 25, a soli 2 punti di distanza al secondo posto, via via tutte le altre, con il San Cosme e Damiano che resta in zona playoff al quarto posto a 22 punti, con la 3ª volta consecutiva che però fa alternanti risultati tra vittorie e sconfitte, e la Don Bosco Gaeta che al 12° posto a 9 punti resta però ancora diciamo in zona pericolo, solo 3 punti di vantaggio sulla zona playout per la squadra oratoriana di Mister Davante. Andiamo a vedere invece adesso il prossimo turno, che si giocherà sempre il 18 di dicembre, il 12° turno della prima categoria. La Don Bosco ospiterà l'Antonio Paluzzi, 6ª forza del campionato, invece la Mistral ospite della Polisportiva Bassiano nel testacoda di questa giornata, prima contro ultima, e San Cosma e Damiano Monte San Biagio sarà proprio il big match di giornata quando la capolista, o meglio quando il Latina Scalo Cimil, scusate, che è una diretta concorrente del San Cosma e Damiano per la zona playoff, sarà ospite del Faiti 2004, un'altra squadra che ronza diciamo attorno alle posizioni di alta classifica e quinta, quindi a portata di tiro. Sarà una partita importantissima soprattutto per il San Cosma, per vedere se riuscirà a staccare l'uscita dalla zona playoff.
Seconda categoria, undicesimo turno del girone M, andiamo a vedere quello che è successo. Ci sono dei risultati molto importanti, innanzitutto il pareggio tra Ponza e Atletico Itri con la squadra isolana che frena la corsa proprio della squadra etrana dopo la sconfitta nel recupero con il San Lorenzo. Appunto il Ponza ferma sul pari la squadra di La Rocca. Il Real Piedimonte San Germano che invece continua a vincere 2-0 grazie ai gol di Grillo su rigore e di Maffeo. Poi la vittoria della Vis Ceprano 2-1 contro lo Spinium, ha riposato la San Donatese. C'è stato poi lo scontro, diciamo, di bassa classifica tra la penultima e l'ultima, quindi Mondo Calcio Formia contro Marina Maranola. Sarà aggiudicato il Marina Maranola per 3-0. La classifica anche qui si è mossa abbastanza poco, andiamo a vedere però subito quindi quelle che sono stati i cambiamenti dopo la scorsa giornata. Il Real Piedimonte San Germano è sempre in testa, inseguito dall'Atletico Itri, la squadra di Massimiliano Babusci, ex Cassino ed ex Formia, ha fatto 11 su 11 in questo campionato, sembra davvero impossibile da fermare. La Vis Ceprano che raggiunge la zona playoff al terzo posto, in basso invece poi vedere via via tutte le altre squadre. Le uniche che hanno fatto registrare un movimento sono la Pro Calcio San Giorgio che ha scavalcato la Nuova Real Spigno, sempre ultimo il Mondo Calcio Formia con la squadra di Merola e Marina Maranola che proprio nello scontro diretto ha staccato quella di Costanzo. Andiamo a vedere invece il dodicesimo turno, quello si giocherà la prossima settimana, con cui anche la seconda categoria saluterà il 2016. Atletico Itri Real Sant'Andrea, Marina Maranola Boca Iti, Nuovo Real Spigno Vis Ceprano, Pro Calcio San Giorgio San Donatese, vediamo tutte le altre partite con lo Spignum che invece ospiterà il Real Piedimonte San Germano e riposerà il Ponza dopo le belle prestazioni che l'hanno portata al sesto posto. Ultimo gradino della nostra scaletta, è andata in scena il nono turno per quello che riguarda la terza categoria, andiamo a vedere insieme tutti i risultati con il Grunuovo San Cosma e Damiano che fa registrare una vittoria importantissima, fondamentale, contro lo Sporting Badino per 3-0. La squadra di Vento batte una squadra che era assolutamente in salute, veniva da una bella serie di risultati consecutivi con i gol di Pirolozzi, D'Agostino e Di Principe che tra primo e secondo tempo chiudono la pratica. Il Real Sabaudia che era la capolista si fa fermare 1-1 in casa dell'Hellas Fondi in un testa coda di questo campionato. L'Hellas Fondi era penultimo, è ancora penultimo. La Virtus Lenora invece che vince 5-0 in casa contro lo Sporting Santa Croce, è il secondo 5-0 consecutivo dopo quello ottenuto proprio contro l'Hellas Fondi nel recupero giocato nella giornata dell'Immacolata. E andiamo a vedere adesso la classifica, ci sono stati dei movimenti soprattutto lì su in alto ad alta quota, la Virtus Lenora e l'Atletico Pontina sono le squadre che scalano addirittura a 4 posizioni a testa, con la Virtus Lenora che conquista quindi il primo posto, seguita proprio dall'Atletico Pontina, gli stessi punti 17, scendono Real Sabaudia e Sporting Badino, ma rimangono sempre 4 squadre in 3 punti. Che da 17 a 14 punti dalla prima alla quarta posizione, quindi le squadre che si giocheranno presumibilmente la testa e la conquista di questo campionato, nonché le zone più importanti, quelle che riguardano i playoff. Andiamo a vedere invece il prossimo turno, il 18 di dicembre si giocherà il decimo turno che chiuderà tra le altre cose il girone d'andata della terza categoria e sono quasi tutti scontri diretti. Innanzitutto si scontrano tra di loro le prime 4 della classifica, quindi una giornata che potrà dire molto. Real Sabaudia, Atletico Pontinia, Sporting Badino, Virtus Lenora. Possono approfittarne una tra Virtus Vindice e Grunuovo che si sconteranno proprio tra di loro e Amatori Castelforte che giocherà in casa contro il Penitro anche per il riposo di Montilepini. Poi ci sarà lo scontro tra la penultima e l'ultima in classifica, cioè quello tra Hellas Fondi e Sporting Santa Croce. Per questa giornata è tutto, questa è la penultima giornata, la penultima puntata di Overtime Football prima delle vacanze, quindi io non vi saluto ancora, vi do appuntamento alla prossima settimana, vi lascio in buone mani come sempre con Giuseppe Capuano che avrà un ospite finalmente al suo fianco, non sarà più da solo e io vi rimando come ho detto prima alla prossima settimana, grazie a tutti e continuate a seguirmi. Oh,